giorno e se lo porta via. Sole che stai sul tetto, al mondo hai visto mai una cosa più meglio di Roma mia? E voi che state in cielo e date luce, signori delle stelle e delle messi, sentite che benedice sto coro dei creature da Mosè. Se Roma è l'invenzione dei celesti, se Roma è l'invenzione di voi altri, che dall'alto vedete di fasti e li nefasti, crescete figli nostri più romani di noi altri. Se invece è l'invenzione dei noantri, se i sacri li avevo devastati, e se Roma è ridotta sta cosa qui davanti, ora ammazzate andiamo tutti quanti. Nemmeno se dovemo fratello di Fonto, dio delle sorgenti, figlio di Giano e di Giuturna, signora delle acque, per cui so tutto zuppo. Qui, sulla riva del fiume, che poi sarei io, ma non mi chiamavo ancora Tevere, ma Rumon, che in etrusco significava fiume, da cui forse er nome de Roma, 27 secoli fa, non c'era niente. C'ero solo io. Tra ste due rive sott'Argianicolo, prima di Roma c'è stavo già. Tra ste due rive sott'Argianicolo. Per pecoraro cannava al pascolo, scendeva a fiume e abbeverà. Per pecoraro cannava al pascolo. Tutta la sponda sott'Argianicolo era terena di qua e di là. E dentro l'acqua c'è stava un popolo di gente strana che non si sa. Prima di Roma c'è stavo già. Quando spuntava il sole col caretto e l'acqua diventava trasparente, le ninfe le oceanine facevano le corse per corrente. Ste due rive sott'Argianicolo, prima di Roma c'è stavo già. Tra ste due rive sott'Argianicolo. Per lupo nero che era un pericolo, veniva sempre per provocare. Il lupo nero che andava per pecore. Pure di notte come un miracolo ci si vedeva nel camminà. L'arena bionda sott'Argianicolo sbrilluccicava di qua e di là. Quando tornava il sole col caretto e l'acqua diventava trasparente, le ninfe di tritoni facevano l'amore per corrente. Se ci ripenso a sto spettacolo mi viene da piangere, perché se sa, se ci ripensi a sto spettacolo, che su ste rive sott'Argianicolo l'arena bionda più non c'è sta. L'arena bionda sott'Argianicolo, l'arena bionda più non c'è sta. C'è
ci stavano solo sti quattro pecorari che s'aggiravano fra il Palatino e l'Esquilino. Dal latino esculus, che vuol dire rovere, per via che al posto di Santa Maria Maggiore ci stava un bosco di querce, che forse era pure meglio. Qui, fra il Palatino e l'Aventino, si stendeva la palude del Velabro, dal latino vel, che vuol dire appunto palude. E qui, proprio qui, dove oggi c'è l'anagrafe, ululavano lupi sitibondi e sopra pecore, pecorari, e lupi regnava sovrana la zanzara. Che forse era pure meglio. Qui c'era un ponte di legno, detto sublicio, perché in latino sublica era palanca, e la parte dell'A, Trastevere, era detta la ripa vegliente, per via che Veio, illustre città etrusca, era a 40 chilometri di distanza, e adesso sulle sue rovine ci stanno a costruire un centro residenziale, che forse sarà pure peggio. Qui, sulla riva del fiume, qui si fermò Ercole a riposare con le sue mandrie. Un gigante, che era il terrore del Palatino, gli rubò le vacche, e allora Ercole lo ammazzò, e i pecorari riconoscenti gli dedicarono un culto, per cui ancora oggi c'è via dell'Ara Massima di Ercole, angolo via della Greca, davanti al semaforo. Il gigante, di cui non dico il nome, si chiamava Cago. Ma io non l'ho detto perché sennò poi arriva qualcuno che dice: come, voi i romani ci avete alle origini uno che si chiamava così, e poi ve lamentate se vi dicono che siete volgari. Mio padre Giano abitava qui su questo colle, ecco mo ci arrivo, oggi sono un po' lento, sto in piena. Mio padre Giano abitava su questo colle chiamato appunto Gianicolo! Gianicolo! Proprio qui dove oggi c'è sta Garibaldi a cavallo, venne un giorno Saturno, figlio di Urano e padre di Giove, dice il poeta di Bullo, come se stava meglio quando regnava Saturno, perché la nostalgia del se stava meglio quando se stava peggio è sempre esistita. Pure quando prima non era successo niente. Beh, insomma, niente, Saturno castrò suo padre, Urano, e dal sangue sparso di lui sono nate le Erinni, le dee della vendetta, con l'incarico specifico di perseguitare gli assassini dei familiari. Eccole, sono brutte, eh? Abituatevi alla vista, le rivedremo ancora. Allora Saturno chiede asilo politico a Giano, per via che Giove gli corre appresso per vendicare il nonno, e Giano nasconde Saturno in una località vicino Viterbo che, vedi caso, ancora oggi si chiama Saturnia. Saturnia! Beh, se un dio ti chiede un favore, che fai, glielo neghi? È Giano, il padre mio. E Saturno, per disobbligarsi, mi fece diventare un dio. Adesso tocca a me. Sì. Per favore. Ah, beh, se un dio ti chiede un favore, che fai? Glielo neghi? Per di qua. Eh no, per di qua. Io so un fiume, c'ho un verso. Esco per curente. Saturno mi concesse una seconda faccia, facendo di me l'unico tra i celesti in grado di vedere il passato e il futuro. Io sono il portiere del cielo, perché Janua, in latino, è la porta. E con l'alternarsi di Giano e Diana, ovvero sia del sole e della luna, io apro e chiudo le porte del firmamento. Io sono il dio del principio e della fine, sovrintendo all'inizio delle guerre, dei viaggi, dei matrimoni, e tutelo il cammino delle strade e della vita. Questo per dire che sono un dio fondamentale, tant'è vero che Esiodo, non essendo riuscito a trovarmi un omologo greco, un riscontro nell'Olimpo, mi identifica con il caos originario. Infatti, le mie due facce come deformità sono indizio della confusa immagine del tempo. Io sono il tempo. Ah!
nave che vi è dal passato. Oh, avanza veloce e punta alla riva. Oh, se ferma la voce, a me di chi arriva. Enea, sono arrivato. Portato dal fato. Al fin sei venuto, t'ho sempre aspettato. Tu non sai quel che ho patito, tutto quello che ho passato. Per dal loco a sti penati che da Troia ho riportati. Cascata Troia ne all'eroe troiano, senza compasse né mannaio bacio, agnete via col padre in cavaceggio, per figlio piccinino per la mano. Persa la moglie creusa per la via, lasciò Didone solo a darse fuoco, che l'altra moglie gli esercava il gioco, degli fati a mettere su famiglia. Lavinia si chiamava, era Burina. E m'aspettava in pizzo alla marina, era la figlia di re e i pur Burino. De fatti era ladino, de nome e de nazione, ma sempre a conclusione di una peripezia di un uomo sballottato dal destino, sempre di un re la figlia aspetta e guarda il mare da dove vi è l'eroe, state vedetta e aspetta la nave maledetta e l'uomo tenebroso che viene dal mistero, aspetta lo straniero buttato sulla riva dal mare tempestoso, per cui l'uomo in oggetto del fato prediletto mannatove da Dio, guardatemi, so io. Alla morte di Enea. Ma sono manco arrivato che già sono morto. Enea, tu sei solo un preambolo. Il tempo vola, non si può perderne la nozione. Vabbè, non dico la guerra contro Turno, ma in omaggio alla mia signora fammi almeno, non so, fondar Lavinio. Deve essere ammanicato col sindaco. No, sei già passato. Andiamo, va. E passò il figlio di Enea, Ascanio, che salito sui colli Albani aveva fondato una città chiamata Alba Longa perché urbanisticamente sviluppava in lunghezza. E dopo di lui passarono Silvio, Silvio Enea, Latino Silvio, tutti re dai nomi silvani perché nati fra i boschi. Ma saranno gli uomini della generazione di Numitore, padre di Rea Silvia, fratello dell'usurpatore Amulio, quelli che vedranno sorgere la città quadrata. Questo è il sacello della dea Ruma, una zinnona indigena protettrice dei lattanti e degli armenti. Ruma, nella lingua degli oschi, vuol dire colle oppure zinna, e forse da Ruma, anziché da Rumon, prese il nome la città. Quello è il fico ruminale, il fico della zinna o del fiume, se viene da Rumon, e qui si compiranno i fati. Sono sempre una divinità. Sono Fauno Luperco, divinità silvana e boschereccia. M'hanno messo da piedi al palatino una spelonca e m'hanno dato la sovrintendenza su tutta la palude. Solo la puzza. Dice, tu ci guardi dalle lupi e noi in cambio ti facciamo una serie di festeggiamenti chiamati appunto Lupercali.
Bella consolazione, ma a me proprio ai lupi me dovevano mettere. Non pretendevo certo di essere messo alle belle arti come Apollo, se capisce. Uno che deve fare la guardia ai lupi, minimo ha da fa schifo. Però se capisce pure perché le ninfe qua non mi vedono, scappano via. No, c'è sta solo una lupacchiotta giù al velabro che mi fa gli occhi teneri. Forse mi vuole bene, ma non è una lupa vera e propria, pure si cammina a quattro zampe. Si chiama Accalarenzia. È la moglie del pastore Faustolo. Ma lì c'è il problema che... È lupa per metafora, e come dirà Tito Livio, si fa lupa. Lupam inter pastores. Una maniera garbata, da elegante prosatore, per dire che fa la mignotta. Oppure è versipelle, è donna, ma soffre del male del lupo e nelle notte de pieniluno se straforma in lupo e se ne va ululando a pià d'assalto gli ovili. Beh, è qui che si compiono i fadi stamattina. A lupè, con quella non c'è niente da fa. No, no, questo è scritto, è scritto. Insomma, eravamo lì quando all'improvviso ci apparve la scena che magari a voi non vi fa nessun effetto perché la vedete perfino sulla carta intestata del comune. Ma mettetevi nei nostri panni, 27 secoli fa. Eccoli, tutti belli del cicordinale. Eccoli, l'uno e l'altro è proprio tale quale. Eccoli, dentro a canestro arenato qua. Eccoli, fondatori della città. E questa genitura, Rea Silvia la Vestale, ha rotto la clausura del voto verginale. Semmai fu l'incontrario, lei non ha rotto niente, è martir temerario, la vergine è innocente. Che in una notte scura ci scappa l'avventura, nel tempio sacro a Vesta, Marte gli fa la festa. Eccoli, tutti belli del cicordinale, eccoli, l'uno all'altro è proprio tale quale. Ma Amulio non si spiega sta nascita fatata, per cui dice la monaca, che hai fatto, sciagurata? Quella di tanto i figli è un Dio che m'ha stuprata, de che te meravigli se ho fatto sta nidiata. Ma per dover di cronaca va dato per scontato che a violenta la monaca Marte obbediva al fato. Eccoli, tutti belli del cicordinale, eccoli, l'uno all'altro è proprio tale quale. Spaventato, e via che dopo quelli avrebbero preteso il trono spodestato, li mette dentro il cesto, li manda per corrente. Ma tutti sanno il resto, non serve di più niente. Perché piangi? Ho ammazzato mio fratello. Romolo, il fondatore. Abitavamo in fonna a sta palude, io con mia madre e mio fratello Remo. Ma che? Il monologo del fattaccio. E beh. Poi Remo si cambiò, si fece amico dei più peggio bulli e quando a mamma gli piava la malattia del lupo, io solo gli correvo appresso. Mamma invecchiava. Col tempo se spelacchiava tutta, non si reggeva più sulle zampe. Io col fiatone dicevo a mio fratello, Are, Are, qui corro solo io, pensaci pure te a trottare appresso a mamma tua, no? Remo mi fece una risata in faccia. Ieri a mattina che successe il fatto, mi parve di sentire come una lotta. Mamma aveva azzannato con i denti una pecorella. Ma così per scherzare, senza intenzione, quando un pecoraro imbriacone gli dà una tortorata in testa, mamma dà uno strillo e casca, longa, longa. Arriva Remo e fa, mamma, mamma mia, e ce potevi pensa prima a bogliaccia, a famone, a scellerato. E mentre la lupa moriva e piano piano ripiava la figura umana de persona, ci svelava così il segreto della nascita.
Basta, marciamo su Alba Longa, ammazziamo Amulio e rimettiamo nonno Numitore sul trono. Nonno ce fa, ragazzi, io sono vecchio, pensateci voi a fare lì re, che siete di nascita reale e di stirpe divina. Remo gli fece la risata in faccia. Pure a nonno. Ma io un'ideuccia ce l'avevo già, dico, re, fondiamo una città per conto nostro, così da nomadi e pecorari che semo, se straformamo in stanziali e contadini, insomma, dico, famo un sarto de qualità, no? Remo mi fece una risata a faccia. E voi adesso mi chiedete come io posso essere arrivata a tanto, come la mano mia che è stata avvezza a maneggiare la lima col martello con tanto sangue freddo e sicurezza abbia spaccato il cuore a mio fratello. Basta, mi attacco l'aratro al collo e traccio il solco della città quadrata. Mi faccio una sudata che manco una bestia per un perimetro di 1500 metri, mentre dall'altra parte Remo mi guarda e non fa niente, manco un sorriso stavolta. Poi quando ho finito, zompa, tira fuori il coltello e zompa il fosso. Me gli buttai come una iena addosso e gli agguantai la mano, gli strappai il coltello, poi vidi tutto rosso e giù menai. Menai! Menai! Solo un picchio, l'uccello sacro a Marte, tuo padre, che preannuncia le primavere sacre. Sì, è l'uccello di mio padre. Aspetti gente? Sì, le erinni, anzi me credevo che fossero loro. Non verranno, il tuo non è un delitto. Remo, saltando il solco che è sacro, ha commesso un'impietà, un atto blasfemo. E tu con una coltellata hai riparato al danno. Che ho fatto io, che ho fatto io, che ho fatto io? Un atto sacerdotale, con il quale hai ristabilito l'equilibrio turbato tra gli uomini e gli dèi. Ammazzatemi fratello, ammazzatemi fratello, ammazzatemi fratello. Sì, ma non conta, non vale. Andiamo Romolo, stai allegro. Oggi è una bellissima giornata. E stando alla tradizione, dovrebbe essere il 21 aprile del 753. Ammazzatemi fratello, ammazzatemi fratello, che bello. Quali donne, romani? Aie. Roma era una città senza donne. E una città senza donne non è una città, è un accampamento dei briganti! A Ersilia! Ersilia, figlia di Tito Tazio, re dei Sabini. Briganti, per quattro vagabondi che avevano chiesto asilo. Non a caso avevo fondato l'asilum Romuli. Sì. Sì. E com'è che quando andavi dai popoli vicini a proporre matrimoni a Ferruffiano te buttavano per le scale? È perché ci avevo una brutta reputazione. E per migliorarla hai fatto il ratto delle Sabine? No, io avevo solo annunciato una consualia in onore di Conso, che sarebbe un dio agricolo tutto zozzo e verminoso per via che abita sotto terra. Qui a Valle Murcia avevamo organizzato feste notturne con gare di atletica, corse di bighe, attrazioni varie. Insomma, noi vi invitiamo così senza malizia e voi presentate tutte attillate che tutte che... Già no! L'avessi viste certe burinotte toste e saporite che schiattavano dentro i vestitini della festa. Ma cazzo, va vestite così in una città senza donne? No! Cominciamo con la storia della donna che se una moglie zompa addosso è lei che l'ha provocato! Vabbè, però quantomeno... ci avete incoraggiato a farci avanti. Proprio avanti. Si capisce? Ci siete zompati addosso come li lupi. E ognuno capa dalla sua scappava verso casa con una donna in braccio. E secondo Plutarco, prendere la sposina in braccio per farla entrare in casa la prima volta è rimasta una gentile usanza dei popoli civili. Davvero? Hai visto? Non vi dico che gentilezza. Ma è scaraventata dietro una fratta come un abbacchio. Ersilia, mi dispiace, ma io sono stato costretto a farlo. Gli uomini mi si erano votati alla sodomia o praticavano la Venere solitaria. E che? La Venere solitaria? I meglio. I peggio si innamoravano delle pecore. Cioè se fidanzavano! Quando si trattava di macellare una pecorella, scene tragiche di disperazione, amore mio, amato solo te nella vita, non mi lasciare solo, Ersilia! I poeti d'Arcadia hanno sempre mentito, la vita era durissima nell'Italia preromana per pecore e pastori. Soprattutto per le pecore. E tu te la pigli con me? Mi rapisci per sostituire?
fosse, capisci? Vabbè, voglio dire, vabbè, ti avrò rapito, però quantomeno pure tu. Ci sei stato. Cominciamo. Ma lei? Cominciamo con la storia della donna che, se non sconosciuto la violenta, a lei gli piace. Eh beh, te sarà piaciuto, ma allora dimmi un po' come mai. Come mai sei rimasta con me per 40 anni? E non lo so. Non lo so. Uso io, uso. Perché? E perché, perché, perché? L'amore va da sé, non può sapere. Tu dici, ma chi è? Che ne so chi è. L'amore va da sé, non può sapere. Non piace a te, ma a me, mi piace. L'amore va da sé, non sa mai niente. E sai perché? Perché non sente. E se lo dici te, non è importante. Non piace a te, che c'entri te? L'amore pensa a sé, non pensa a te. Tu dici pensa a te, ma io non penso a me. L'amore pensa a sé, non pensa a te. Non pensa a me, ma a me mi piace. L'amore fa da sé, non vede niente. E sai perché? Perché non sente. E più lo chiami te, meno te sente. Così è l'amore. Se va da sé, allora è inutile cercare. Manda l'amore dove vuoi te. Anche perché lui sa dove andare, sei e vai dietro. Allora è facile, semplice, docile, se non te stardi, irresistibile, così è l'amore. L'amore va da sé, non può sapere. Allora è inutile. Tu dici, ma chi è? E che ne so chi è. L'amore va da sé, non può sapere. Anche perché non piace a te, ma a me mi piace. L'amore va da sé, non sa mai niente. E va da sé, non vede niente. E tu lo chiami te, meno te sente. Così è l'amore. Così è l'amore. L'esercito burino avanza verso Roma! I burini? E ben me l'aspettavo! Ma battito Tazio non è uomo da farsi mannare impunemente la mosca al naso! E qui Aemo rischiato te perde subito per colpa del tradimento di Tarpea! Queste sono le donne per i romani! O vacche da trafugare in branco! O traditrici della patria! Sono Tarpea, figlia di Spurio Tarpeio, comandante dell'Arce Capitolina! Mi hanno intitolato una rupe, da dove per secoli hanno scapicollati traditori. Eppure un ristorante porta il mio nome. Dicono che nottetempo ho aperto al nemico le porte del Campidoglio, in cambio dei braccialetti d'oro che i soldati sabini portavano al braccio sinistro. Poi, consumato il tradimento, sono andata da Tito Tazio a riscuotere il prezzo pattuito. E che avevamo pattuito? Fa lui. Quello che i soldati portano al braccio sinistro. Ti sia concesso, fa lui. Allora i sabini mi hanno scaraventato addosso gli scudi che portavano appunto appesi al braccio sinistro. E tale era l'orrore che suscitavo perfino nel nemico, che mi hanno fatto morire asfissiata sotto una catasta di bronzo. Così come ancora si vede nei bassorilievi del fregio della Basilica Ulpia. E beh? Ah, ma tu che vuoi da me? Che voglio da te? Ma come faceva Spurio Tarpeia, vescelo via, visto che Roma era una città senza donne? Ah già. La verità è un'altra, romani. L'Arce Capitolina cadde perché Spurio Tarpeia non fu capace di difenderla. E la leggenda del tradimento è solo un'invenzione per coprire la vergogna di una disfatta militare. Io non esisto, romani, non sono mai esistita. E cambiate nome alla rupe. Eppure al ristorante. Beh, beh,
Per scaricare, se fa presto a Dio, non esiste, non sono mai esistita. No, dico per scaricare, no, se fa... No, dico per scaricare, dico se... se... Ma che è? No, è che pure tu stai un po' nella stessa situazione. Io? E che ho tradito pure io? Ma no, è che... Arò, io te devo dare un dispiacere. Dimmi. Perché la gente si crede che Roma si chiama Roma per via che ha preso il nome da te. Certamente. Che sei un personaggio eponimo. Che so io? Ma non lo sei! Che? Eponimo! Meno male? Ma che vuol dire? Forse è vero il contrario. Ma al contrario di che? Oh. Sei tu che hai preso il nome Romolo da Roma. Perché forse la città esisteva prima di te. E forse tutto quello che è stato raccontato fino adesso non è mai accaduto. E allora? E allora forse tu non sei mai esistito. Forse. Forse. Ma se nel foro c'è sta ancora il lapis niger, la pietra nera indicata ai posteri come tomba di Romolo, ma fammi il piacere. No, il lapis è databile almeno 100 anni dopo la tua presunta morte. E beh, si è mai fatta la tomba a un uomo morto 100 anni prima? L'antichi, che ne sai? Che ci mettevano dentro? Niente. In fondo è triste essere un uomo che non esiste. Triste, triste! Se fossi esistito, forse mi sarei divertito. Se fossi esistito! Mi sarei divertito. Certo che triste! Essere un uomo che non esiste! Però non viste per essere un uomo che non esiste. Né viste, né viste! Però sei un uomo che non esiste! Perché se esistevo, chissà quant'altre ne vedevo. Comunque triste, essere l'uomo che non esiste. Vabbè, ho capito, è triste, non esisto, non esisto. 38 anni di regno senza esiste. Ho dato la Costituzione ai Romani, ho inventato il Senato, che bene o male è una cosuccia che ancora mi pesa sulla coscienza. Ho fatto la pace con i Sabini e non esisto, non esisto, vabbè, non esisto, non esisto. Oh, non esisto, non esisto. C'è voluta tutta la mia abilità di mediatore, c'è voluta. Roba che se io e tutte le altre Sabine non se buttavamo in mezzo alle spade ancora ve stavate a menare. Io e papà tuo Tito Tazio cavalcammo affiancati sul Campidoglio e la strada da noi percorsa fu chiamata da allora via sacra e io non esisto, vabbè, oh, non esisto, non esisto. I Sabini, detti Curiti, perché originari de Passo Corese andarono ad abitare su un colle che da loro prese il nome di Quirinale. Esiste il Quirinale? Ah, il Quirinale esiste, il Quirinale esiste, invece io non esisto, va bene, io non esisto, vabbè. Io e papà tuo Tito Tazio regnammo in condominio su un popolo solo e... Appunto. Lasciami aperte, guarda. E te pare questa la maniera d'andare in giro per un re? Solo la puzza. È di pecora, è autentica. Non capisci che tu rappresenti il potere? E beh? E che il popolo capisce solo quello che vede? E beh? Arò, l'immagine. E che è l'immagine? Ma che mi vedi? Ma che dai, dai, che sta... Ma che... Ma che mi vesto da etrusco? Oh! Impara dagli etruschi, Ro. Quelli sanno campà. E quando sorti? Porta da presso i littori! E questi chi so? Oh! Un'altra invenzioncina degli etruschi di Betulonia. E la scura è il simbolo del potere esecutivo. Impara dagli etruschi, Ro. Quelli guardano lontano. Defatti, dall'altra parte del fiume, il popolo sepolcrale degli ipogei e delle necropoli guardava la crescita di Roma col sorriso misterioso dell'Apollo di Veio. Dritto sopra il tetto del tempio di Minerva predicente, giù al portonaccio, per Dio... E beh, lì stava.
il dio di terracotta, lo stesso che aveva guidato Enea alle sacre sponde, s'era buttato dalla parte degli Etruschi. E allora io iemenai subito, senza esistere. Ma Tito Tazio non divise con me la gloria della vittoria perché era stato assassinato a Lavinio, in circostanze sulle quali non fu mai fatta piena luce. Comincia l'Italia dei misteri. È più un mistero di me che ho fatto tutte ste cose senza esistere. Romolo fu divinizzato, ma questo quando c'è di mezzo qualche morto scomodo succede anche oggi. Diventò il dio Quirino, dalla Quiris, in latino lancia, che teneva in mano, e i romani da lui presero appunto il nome di Quiriti. Poi, se come dicevamo non è mai esistito, non è vero niente, ma il bello di queste storie è proprio che può essere vero tutto o il contrario di tutto. Circondato che lo chiamano città, ma perché sto reclusorio dove la mini ammucchiati l'una all'altra appiccicati non se fanno rivolta. Il Metus è un uomo al mondo, deve vivere segregato dentro un posto recintato quando è nato in libertà. Voi è il nominato Pompilio Numa, di Curi in Sabina, proprietario di vigne e discepolo di Pitagora. Embe? Per decreto del Senato e del popolo romano sei stato proclamato Numa Pompilio, secondo re de Roma. Che devo fa? Devi venire a Roma. Quando? A comodo tuo. Cioè? Pure subito. È il tempo che mi metto una tunica pulita, ma guardate, guarda. Per l'antico patto sottoscritto al tempo di Tito Tazio, a un romano nel regno deve succedere un sabino, a un sabino un romano e così via, come a dire che hanno già inventato l'alternanza. Inoltre, Numa è saggio perché si dice è stato allievo di Pitagora, che gli ha insegnato tutto, ma come si faccia a dirlo resta un mistero, perché Pitagora nascerà almeno un secolo dopo. Oh, ma quanto ci mette a cambiarsi la tunica? Non c'è più! È scappato dalla finestra e si è dato alla campagna! Non c'ho Anna, perché... Non piangere. Numa, poteva capitarti di peggio. Se Romolo non è mai esistito, tu sarai il primo re storicamente accertato. E tu chi sei? Sono Egeria, ninfa delle fonti. Bazzico le sorgenti, boschi, le isole deserte. Sei una dea, sei? Dea? Non esageriamo, sono una divinità inferiore. Figuro come comparsa nel corteo di Bacco e Arianna, o tra le masse nelle scene di caccia, dove la protagonista assoluta è Diana Nemorense. Sì, ma a te te pare che io mi metta a fare re all'età mia? Io so vecchio e poi con tanta gente ambiziosa che c'è sta Roma che ammazzerebbe la madre, ma perché proprio a me? Perché in un paese zozzo ci sarà sempre un vecchietto pulito. Tu mi piaci, Numa. In ogni senso. Io? È un pezzo che ti tengo d'occhio. Appunto dico, ma m'ha guardato bene. Io so vecchio. La vita di una ninfa dura 7 volte la vita di una palma.
Io non so quante vite ho già vissuto. Forse sono più vecchia di te. Sì, però tu de fuori sei giovane, sei. E tu lo sei di dentro? No. C'ho l'anni del cucco, me scrocchiano l'ossa, so vecchio bacucco, sto in pizza la fossa. Si faccio le scale, ci arrivo sfiatato, se provo a chinarmi rimano piegato. So mezzo ciecato, mi guardo allo specchio, per quello che vedo son povero vecchio. So vecchio, so rotto, non sforzo, è davvero, c'è il caso sicuro che qui faccio il botto. Ma da qua non mai guardato, tutto un botto, un bel percore. Mezzo impato, si è svegliato, si è rimessa a no! C'ho l'anni del cucco, mi scrocchiano l'ossa, so vecchio bagucco, sto in pizza alla fossa. So stanco, so rotto, non c'ho più capoccia, mi scordo di tutto, ma sai che mi scoccia? Che dicono bravo, la prendi con karma, e beh se capisce, so quasi una sarma. C'ho l'occhio abbottati, i denti cariati, c'ho l'ore contate, le seghe pagate. Ma da qua non mai guardato, tutto un botto, un metter cuore. Mezzo impato, si è svegliato, se rimi sacca minando stai, oh! Ma da quando mai guardato tutto un botto, un petto al cuore? Mezzo impato, si è svegliato, se rimi sacca minando. Ma da quando... Ma che mi succede, mi viene da ridere? So vecchio bagucco, c'ho crampi e dolori. So vecchio bagucco, ma solo de fuori. So sordo dei vecchi e non sento rumori. So vecchio d'età, solo de fuori, che sono da sti panni. È come se avessi ancora vent'anni, vent'anni d'età. E chi me qua? Aia! Bravo, e adesso andiamo a Roma. Scioglio la riserva. Sciogli, sciogli. Ma da qua non mai guardato tutto un botto, un bel percore. Egeria venne a Roma con Numa e andò a stare in un bosco sacro nella valle delle Camene, ai piedi del Celio. Sentite? La valle era un risonare perpetuo di canti, perché le Camene erano ninfe delle fontane che davano voce alle acque scroscianti nelle vasche di porfido e di granito. Queste invece sono oggi le voci della valle, che poi sarebbe la passeggiata archeologica sotto San Gregorio al Celio. Viva Numa e viva! State zitti, state buoni. Beh, te che sta a fare in giro per Roma? T'ho fatto costruire apposta la porta della guerra da piedi del Campidoglio. Tu non sei il dio dell'inizio. Allora chiudite dentro e esci fuori solo quando schioppa una guerra. Ma t'avverto che finché campo io, tu non sorti. E mantenne la promessa, restai tappato nel tempio per 43 anni, che tanti ne durò il suo regno. E adesso a noi due, popolo di Roma, andiamo un po', questo che è? Che è? Questo è il calendario. E che è il calendario? Lo vedete come siete fatti? Volete governare il mondo per dare seguito al testamento di Romolo, ma non sapete manco che giorno è? E che mese è, lo sapete? No, che mese è? E allora vi verrò incontro con una domandina facile facile. Andiamo un po'. Che anno è questo in corso a Burbe Condita? Ovvero sia dalla fondazione. Non lo sapevo, Numa, siamo preparati. Non lo so, siamo preparati perché andate a dormire quando si fa scuro e vi svegliate quando si fa giorno. Non avete il senso del tempo. Vivete in un continuo presente che, per quanto ne sapete, potrebbe durare in eterno. Ma io, certo, lo so. Vivendo così, non soffrite le ansie e le angosce che derivano dalla consapevolezza dell'ora che fugge. Ma io ve leverò da questa condizione beata che vi assimila alle bestie. E con l'introduzione del calendario, d'ora in avanti, la vostra vita sarà irrimediabilmente compresa fra una data di nascita e una di morte. Ma non sarà peggio? No, no. Perché quando uno sa che deve morire, diventa più buono. Ritorna alla religione e alle regole civili. Appuntatevi quanto segue, Romani. Solo con la religione e con le regole civili le bestie umane diventano cittadini. In assenza restate bestie. Vabbè, abitate a Roma,
ma siete bestie lo stesso. Romolo alzò materialmente il muro. Ma Numa resta il vero fondatore, che a Roma dava un'anima e un futuro. Poi andava con la ninfa a far amore. Una è la luna Diana e il lupo innamorato ulula disperato dal fondo della piana. Esce la notte Diana nel bosco della riccia, il cervo, il cane e l'orso le vanno sulla traccia. Atteso l'arco Diana e mira dritto al cor, scocca la freccia Diana e amor. Aspetta sole non uscire ancora, la luna è bella non mandarla via, rimani sulla porta dell'aurora, aspetta e la notte è ancora mia. Di notte solo ci possiamo amare, ti cerco fra le stelle e mi innamoro, nel bosco dalla quercia secolare ho colto il ramo dalle foglie d'oro. Splende la notte Diana, si stende in braccio al cielo, pallida poi s'affaccia sul bosco della riccia. Diana si scioglie il velo, nel lago si rispecchia, il cervo, il cane e l'orso son fermi nella macchia. Atteso l'arco Diana dritto al cor, scocca la freccia Diana e amore. Aspetta solo non uscire ancora, la luna è bella non mandarla via, rimani sulla porta dell'aurora, aspetta che la notte è ancora mia. Di notte solo ci possiamo amare, ti cerco fra le stelle e mi innamoro, nel bosco dalla quercia secolare ho colto il ramo dalle foglie d'oro. Sarà più al mondo una monarchia come la romana. E te credo, un re eletto dal popolo e non per diritto di successione. Ma che una volta eletto assume un potere assoluto, per il quale diventa intermediario tra gli uomini e gli dèi. Un potere che non avrà più nessuno. Nessuno? Sì, forse il Papa. E chi è il Papa? Perché vuoi amareggiarti a sapere chi sarà il Papa? Ma sì, ma che ci frega? E' qua. Verranno tempi che tu, fortunatamente, non vedrai. E tu? Io. Le ninfe saranno demonizzate con tutta la compagnia di fauni e di sileni. Ma siccome il conflitto tra gli uomini e gli dèi durerà in eterno, associati subito nel governo un pontefice. Uno che fa i ponti? Un architetto? Non devi stupirti se il termine che definisce quello che costruisce un ponte servirà per indicare un sacerdote. Il fiume è una divinità. E lo so. E mettersi a cavallo del suo corso
È un atto che si compie con il permesso di un dio. Quindi chi fa un ponte esercita un'attività sacrale. Già, però io e te, mo qui adesso, noi due, non potremmo esercitare un'attività un po' meno sacrale. Ma non gli starò ad aggiù un po' troppo per l'età mia. Aspetta sole, non uscire ancora. Aspetta tempo, fermate con Numa. La vita è bella e se sta bene a Roma dovrebbe durare un secolo quest'ora. Ma il tempo non ci sente, vola via. La notte passa e passa anche la vita. È triste a dirlo, che malinconia. Ma l'epoca del Numa è già finita. Aspetta, sole, non uscire ancora. Dovrebbe dura un secolo quest'ora. La notte è bella anche la vita. È bella, ma peccato che è finita. Così passò il tempo di Numa, il quale, come dice Pisone, morì per vecchiaia e per un dolce male. Gli dei non lo elessero in cielo, gli uomini non lo divinizzarono, fu seppellito sul Gianicolo in una tomba a fossa, fra cocci di anfora e altro materiale di scarso interesse archeologico. Ma quando morì, il bosco delle Camene tacque di colpo. Egeria, fuggita da Roma, andò a piangere nel bosco della Riccia. Finché Diana, impietosita da tante lacrime, la trasformò in fonte. Inutilmente oggi la cerchereste nel bosco nemorense. La fonte Egeria, fin dai tempi antichi, fu identificata con quella che sgorga da un ninfeo della via Appia, fra i ruderi della villa di Erode Attico e di sua moglie Annia Regilla. E voi, ogni volta che bevete a quella fonte, forse bevete una lacrima della ninfa che ancora piange la morte di Numa. Sar terzo re di Roma, Tullio Ostilio, nel senso che so bellicoso per definizione, lo senti il nome mio? Ostilio, puzza, non lo senti con la puzza, de polvere e de strepito d'armi, basta! Basta con sta pace di Numa, non se ne può più, la pace è per i morti, la guerra è per i vivi. Gagliardo sto concetto d'altissimo tenore, però è contraddittorio, in guerra c'è se muore. Ma non fa niente, niche la vittoria alata
bacia solo sulla fronte del vincitore, che non è mai il migliore, che non esiste, ma è sempre il più forte. E chi è forte? Un'altra ragione per forza, per aggredire il prossimo. Certo, per fare la guerra non basta dichiararla, ci vuole il casus belli. E bisogna rivendicare la giusta causa, che per essere giusta deve essere sempre accompagnata dal favore degli dèi, che siccome sono partigiani e capricciosi, te può ma fidà. Io non mi fido e faccio bene. Ma da un po' di tempo gli albani passano il confine, ci fregano le mandri e ci spostano il termine. Il termine non è una pietra spersa per la campagna, il termine è una specie di Dio che non si può spostare, perché delimita la proprietà privata e il territorio nazionale. Il termine quello nostro, il termine quello dell'altri si può spostare, perché lo spazio da Roma è tutto il mondo. La sta a sentire che fu, senti, senti che fu. No, ma la senti però. Mando agli albani li feciali, chi so, un collegio dei sacerdoti con mansioni di ministri degli esteri guidati dal padre Padriado. E il padre Padriado sarebbe il capo della delegazione, l'unico che c'ha diritto alla parola. Alla prima domanda di indennizzo da parte del padre Padriado, l'albani invitano tutti a pranzo, senti Ermenio. Non sta a sentì che razza de menù, funghi al miele e pesche marinate, pesci de lago in salsa de mele godogne con contorno di fave secchi, carne de somaro selvatico affumicata, affogata in salsa de garum. Il garum sarebbe il liquame di poltiglia d'interiore di pesce fermentato, rimpuzzonita, rifermentata, rizzolo. Poi per rifasse la bocca al dolce. De cacio! Pecorino! Basta, arrivati a metà pranzo, il padre Padriado vomita. Dopo un po' si alza a piedi e fa sì entro tra tre giorni in un charità delle mandrie razziate qui schioppa. Da guerra, ma dove l'Arbani, ma come? Siamo tutti di stirpe troiana, ma ci vorrebbe il coraggio, ma vi rendete conto, Arbani, vi rendete conto che si schioppa una guerra, diventa una guerra fratricida, capirei, parlava nel vento, capirei, noi altri romani, il fratricidio c'avemo nel sangue, c'avemo! È vero, se lo portano appresso come un peccato d'origine. Allora, e la tendenza al fratricidio fu certamente la causa prima delle guerre civili che, che insanguinarono Roma al tempo della Repubblica. Ah, ma che fate, Roma? Tu, lo mio, non ne posso più! Mi pari una pila di fascioli! Parli, straparli, ma che vuoi da me? Al 33° giorno è scaduto, sorti fora, è la guerra! Numa ha inventato il calendario perché i romani ricordassero il compleanno delle mogli, pagassero i debiti alla scadenza, ricordassero quando era il tempo di seminare il campo. Tu lo Ostilio lo adopera per intimare l'ultimatum ai nemici. A proposito, che fanno gli Etruschi? Niente, che fanno? Perché che fanno? Non fanno niente, che fanno? Ma che devono fanno? Fanno niente, fanno, stanno recumbenti a tavola, oppure scavano tombe. I morti. Non ti fidare. Au, ma tu stai rinchiuso per 33 anni, appena risorti fuori ti metti a fare la sibilla. Come li odio io sti dei, proprio non li sopporto. Tu pensa a far Dio che fa la guerra. Se penso io. Tullo Ostilio tratta gli dèi come fossero suoi dipendenti. Nel carattere porta già i segni della sua rovina. Un giorno troverà un dio più suscettibile e meno tollerante di me.
chi sei? Sono Mezio Fufezio, dittatore di Alba. Fiezio Mumezio. Mezio Fufezio. Fuzio Mezio Fufezio Mumezio. Mezio Fufezio. Che razza di nome? Ma pare un comico del varietà. Senti. E ma tutto. Ma è proprio necessaria questa stupida guerra? Perché mo c'è pure la guerra intelligente. La guerra... è guerra, altro concetto fondamentale. E adesso ve faremo a pezzi. È probabile, ma non è detto che vincerete. No, una chiacchiera. Perderemo tutti e due, anche se dovessimo vincere noi. Ah, ho capito, sei embriaco, sei. Vinceranno gli Etruschi. Si butteranno addosso al malconcio vincitore, lo faranno a pezzi. Cacciano in branco, come i lupi. E come i lupi, attaccano solo la bestia ferita. Voi romani come lupi, fate ride. Allora famo così, stammo a sentire. Se sgrugneremo lo stesso, ma senza intaccare gli organici degli eserciti. E come? Sta a sentire come. A questo punto, dice Tito Livio, c'erano per caso nei due eserciti tre fratelli gemelli, non dissimili né di età né di forza. Erano gli Orazzi e i Curiazzi. Tutti conoscono l'episodio della battaglia delegata e combattuta dai campioni in rappresentanza degli eserciti. Al primo scontro due Orazzi cadono, il terzo, illeso, scappa via. I Curiazzi lo inseguono, ma sono feriti e perciò si distanziano l'uno dall'altro. Cosicché Orazio, che ha inventato la prima ritirata strategica della storia, li affronta uno per volta e li ammazza tutti e tre. Pochi però sapevano dell'amore suburbano che univa la sorella degli Orazzi a uno dei Curiazzi. Veniva sempre a Roma col cavallo e una fronna de quercia tra i capelli, c'aveva una collana de corallo e gli occhi belli neri e risarelli, coievo l'uva sotto al pergolato, rimasi imbambolata a rimirallo, pareva proprio Apollo spiccicato, un dio da quelli sopra il piedistallo. Io solo a vedere quanto era bello, m'intesi tutta quanta friccica, veniva giù dal bagno, era de fora, nel senso che parlava forestiero, veniva tutti i giorni a una cert'ora e me voleva bene per davvero. Adesso non c'è più, l'hanno ammazzato. E poi sape chi è stato? Mio fratello, è stato proprio quello scellerato, fratello che fa rima con cordello. Manco una parola, io qui non resto sola, io voglio sta con te. Sei morto senza di me,
fai? Piangi sulle opime spoglie dei curiazi. Sono opime, non lo so. Piangi il nemico morto, ma non piangi i tuoi fratelli uccisi dai curiazi. Saresti stata contenta se fosse sopravvissuto il tuo curiazio a costo della sconfitta di Roma? Io sì. Frega assai a me di Roma. E allora m'ora ammazzata! Il Senato e il popolo romano contro Orazio. Orazio non si sa bene come, perché il nome generico di Orazio accomuna tutti e tre i fratelli, senza distinzioni personali. In conseguenza del delitto ascritto e consumato ai danni di una concittadina di cui non si conosce il nome, ma che noi, in analogia agli altri, chiameremo Orazia, l'imputato Orazio è condannato alla pena di morte mediante impiccagione. L'imputato ha la facoltà di appellarsi al popolo. Ti appelli? Mi appello. Un momento. È Orazio, padre degli Orazi e dell'Orazia. Orazio pure lui. Un momento. E un momento. Parlo io a nome di Aristotele Romano. Cittadini di Roma, fino a ieri io avevo 4 figli, 3 femmine e un maschio. No, 3 maschi e una femmina. Sì. La femmina mi è caduta per la patria. No. Il maschio. No. Tutte e due. Ma ce n'avevo 3. Ma il terzo, un dos. Eccola! È stato lui che mi ha ammazzato la femminuccia. Adesso se volessi usare la patria potestasi, che come padre d'età mia mi dà il diritto di vita e di morte sua moglie, i suoi figli, i suoi figli, i suoi fratelli, i suoi sorelle, i suoi cognati, i suoi cognati, i suoi cugini, i cugini. Sui nipoti e sul personale del servizio. Che stava a dire? Ah, adesso Orazio strangolavo che i nonni miei, ma perché io non l'ho fatto? Ma non ti ricordi niente, non ti ricordi. Ma perché io non l'ho usato? Sì, buona questa. Ma perché io non l'ho usato? E che ne so?
Adesso col permesso del re e di tutti gli altri, che il re è un uomo d'onore e tutti gli altri sono tutti uomini d'onore. Sono venuto a parlare qui, al funerale dei Cesari. Mi sa proprio di no. Ma chi è Cesare? E te chi sei? Io ti conosco. Ah, è stato lui che mi ha ammazzato, razziuccia mia. Cioè, io sono lei, il mondo impiccato. Ma allo stesso ramo attaccateci pure le opime spoglie dei curiazzi, de modo che tutti vedano con che moneta Roma rincompensa i salvatori della patria. Nel silenzio che seguì, il principe del Senato, commosso, scoppiò a piangere. Poi piansero i senatori e Orazio fu assolto. E mentre le figure degli Orazi restarono a giganteggiare nella storia romana, quella dell'Orazia fu giustamente dimenticata, perché se è lecito anteporre alla patria tutto, anche la giustizia, non è lecito anteporre l'amore alla patria. Prendete nota, cittadini, dell'ipocrisia del potere, che ammanterà sempre di nobili sentimenti le ingiustizie più nere. Nona è la barca che tiene la rocca, che tiene la rocca. Decima tesse con abili dita, con abili dita. Morta è la terza e sotto a chi tocca io taglio i fili e strongo. Scampa però per carità, non lo tirate troppo che se strappa lasciatevi portare, perché da un filo messo a pennolone che va di qua e di là, seppure non te spieghi la ragione, è bello dondolà, è bello venne al filo della vita, perché se sai campare, un attimo che passa di sfuggita, è già un'eternità, se dondola, se dondola, se va di qua e di là, ma un attimo che passa è già un'eternità. Pure
di sfuggita è già un'eternità. Sono un re delle origini e già me configuro come personaggio problematico, moderno. Ho sempre avuto un pessimo rapporto con gli dèi, sempre. Ma io chi so? Un precursore. Per esempio la Evocatio, chi l'ha fatta mai? Che è? Un generale romano assedia una città. Prima dell'attacco rivolge agli dèi protettori del nemico una preghiera che suona pressappoco così. Passate dalla parte nostra e noi in cambio a Roma vi innalzeremo templi più belli e più grandi di quelli che ci avete qui. E questa è una preghiera? No, questo è un tentativo di corruzione. No, perché fra noi uomini delle origini e gli dèi esisteva la stessa realtà magica di cui poi voi posteri perderete cognizione. Ah sì? La realtà magica. E allora perché quelli passano sempre dalla parte nostra? Perché sono farabutti che andrebbero processati per interesse privato in atti d'ufficio! Tullo, ma che c'hai che parli da solo? E vieni a dormire! È la mia signora, ma siccome la storia non ne ha tramandato il nome, anzi la storia non dice nemmeno se io ero sposato, io manco io rispondo. Adesso Giove Arbano ce l'ha con me, perché dice che rasa al suolo Alba Longa, io ho lasciato in piedi solo il suo tempio. Hai capito? No, dico, hai capito? Questo è il ringraziamento. Adesso sulle rovine della città dove si aggirano cani randaggi, pecorari in transito hanno sentito una voce che strillava dalle colonne del tempio. Vieni a letto! Questa è sempre l'anonima romana del VI secolo. Era la voce di Giove che diceva agli albani deportati a Roma di tornare al culto degli antichi padri. Poi, la notte, d'improvviso, è venuta giù una pioggia di pietre dal cielo sulle rovine della città. È cascato il frontone del tempio. Si sono spezzate le colonne e dal sacello scoperchiato è venuto fuori lui, Giove in persona. Brutto, che a passi lenti, per via che è tutto de pietra e de fattura primitiva, se sta avviando giù dai colli arbani e sta per arrivare a Roma. Ma sa quanto me ne frega. Ma c'ho paura di un pupazzo che cammina. Io ho rinforzato la guardia tutto intorno alle mura della città e ho dotato i soldati di armi appropriate. Io ho levato la lancia e gli ho dato il martello. La consegna è: demolite la statua che cammina. Ma ce l'avranno il coraggio di piar martellate un dio? Tullo! Chi è? Chi è? Tanto lo so che sei arrivato, Giove Arbano. Lo so che stai qua. Sorti fora se c'hai il coraggio. Giove statore è favorevole a Roma. Giove feretrio pure. Ma tu che vuoi? Che so ste meschinità? Ste rivalità de paese? Io capirei fra gli uomini, ma pure fra voi altri che siete immortali. E se te la pi tanto per quattro burini d'Arbani, che farai? Quando intere nazioni saranno scancellate dalla faccia della terra in osservanza al testamento di Romolo! Tullo! State zitta! Dormi! Oh, oh. È bello venne al filo della vita, perché se sai campare
attimo che passa di sfuggita, è già un'eternità. Posso, c'ho da fa, chi potemo designa? Lo vorresti fare te? Me dovrebbero ammazzar! Qualcuno c'ha da sta, che se facci in corona, non potemo rimane, un altro giorno senza re, mentre state a litiga, il governo non se fa, qui qualcuno c'ha da sta, che se fa in corona non potemo rimanere un altro giorno senza re. Romolo si è affogato, Ostilio fulminato, sto trono è maledetto e io non me cemento, che proprio per natura è un trono di sventura. Chi ci si mette a sede o appena si è appoggiato è roba da non crede, deve morire ammazzato. Chi di voi vuol fare il re? Ciarisoni, fallo te. Lo vorresti fare te? Per poi fammi furminà, lascia perde, non me va. Qui qualcuno ha da sedere su sta sedia per fare il re. Ma perché non lo fai te? E perché? Solo un matto può voler d'essere Roma il quarto re. Dopo lo sa affogato, Ostilio furminà, sto trono è maledetto e io non me ce ne va. È proprio per natura, è il trono di sventura. Chi ci si mette a sede o appena si è appoggiato è roba da non credere, deve morire ammazzato, solo un matto può voler essere Roma il quarto re. Se volete lo faccio io. Saresti? Uno che c'ho le carte in regola e posso ampire. In primis so Sabino e tu lo Stilio era romano. In secondibus voi altri romani state messi male con gli dèi. Tanto è vero che quando un romano deve chiedere un piacere angelesto incarica un Sabino, no? E non lo sapevi? Beh, te lo dico io. Quando un romano deve dire, per esempio, metti una preghiera a Diana Primigenia, incarica il Sabino, dice, è meglio che gli adichi te. Allora il Sabino preca e il romano ottiene la grazia per interposta persona. Stacce. In terzibus io sono un figlio di una figlia della linfa egeria. Erco. Dunque. Quinti. Numa era mio nonno. Beh, le referenze sono buone. Andando a riposi per un quarto so divino. Insomma, pozza andare. E te chiami? Ango Marzio. Accetteresti la corona? Cine. Ma a patto di non essere considerato un re da favola, Un re che uno si mette a raccontare dice c'era una volta un re e poi sta da fermare perché non si ricorda più come va a finire. E che re vorresti essere? Un re de programma. Sarebbe? Un re che governa sulla base di un programma concordato sopra il quale convergono i consensi più ampli e articolati dalla maggioranza. Il momento è difficile, patri coscripti. Il cittadino romano è stanco di guerra, aspira alla pace. Voi posteri, vi farete una idea farsa e fuorviante del soldato romano ricavandone l'immagine dalle figure a rilievo dei sarcofagi, dalle colonne, dagli archi trionfali. Quelli non sono soldati da burla? Insomma, esistiti, no? Il soldato romano, il miles romano, era... Come te lo posso dire? Glielo è...
una specie di nanerottolo marzicano con le gambe corte, corte, tutto nero, tozzo, zozzo, forte, forte come un pove, famelico come un lupo, pur non ti meno aspira la pace. La pila che sempre viene che gli è bolle, la moglie che gli lava i petalini, i ricazzini che gli giocano sulla porta di casa, e lui che ritorna a casa la sera stanco e si mette lì a guardare. Che fuoco. Che guardare il fuoco è come vedere una storia di facce e di personaggi che si suscita dalla fiamma e dalla fantasia, no? Beh, io non ci passo l'ore. È gagliardo, eh? Poi quando si spegne, è il fuoco. Tutti a letto. Oppure cambi fuoco, vedi un po' insomma, visto male. Insomma, padri coscritti, concordiamo su questo principio. I romani non prenderanno mai più le armi per primi, ma se costretti a farlo, le deporranno solo per secondi. Bravo, bravo, bravo. Bel concetto. Grazie, ma non è mio, è di Plutarco. E chi? Poi capì. Poi per ricucire lo strappo di Tullo Ostilio con gli dèi, giuriamo di non intraprendere più azioni senza esserci assicurata prima la loro protezione. Vado? In nome del Senato e del popolo romano, io ti acclamo Anco Marzio, quarto re de Roma. Non ci arrivi? Yeah, va. Ma che devo fare discorso? Un altro? Mette da sede. Namo. Arrabbia le scomme da forte stasera. E grazie. E se no ci si mettevamo a sede noi, eh? Aspettavamo a te. Qui ci sono problemi di ordine interno che rischiano di destabilizzare le istituzioni. Sì, con tutti sti inurbati che sono venuti a Roma a venne le cianfrusaglie. Latini, Sabini, Affari, tutta gente che dà fastidio alle donne. E poi usi, costumi, lingue che non si capiscono. La coesistenza si fa difficile e la sera si devi annaccenare da qualcuno. Prima è meglio che fai testamento. Tutto il sistema è in crisi. Cominciamo subito, cominciamo. Ma che si sa? Un incontro di culture diverse porta sempre con sé una certa conflittualità, è fisiologico, beh, no? Ah, è fisiologico, che t'ammazzano per strada per strapparte la catenina dal collo. No, però è regolare, voi altri questi inurbati li rifiutate, siete ostili, ma state attenti che quelli adesso sono pochi, ma col tempo aumenteranno, cresceranno. Voi altri state a crescita zero, ma quelli gli danno giù, Che fanno? Lo vedi? Che hai smarito anche il senso della locuzione. E se domani sera viene tua figlia a casa e ti dice: papà, mi sono innamorata, intuvina chi viene a cena. E te si presenta con uno di quelli, te che fai? L'ammazza tutte e due. Sai io che t'ammazzo a te? Non sapete far altro, vi ammazzo, ammazza, che t'ammazzi? Ma fortunatamente io guardo lontano e vedo nel futuro una popolazione di gente diversa ma affratellata insieme. Io ho un sogno. Oh, questo c'ha un programma, c'ha un sogno. Avessimo incoronato un matto. Questi saranno ricordati come i tempi brutti d'Anco Marzio. Belli o brutti dipenderà da voi, che ne sa? I tempi sono dati dagli re, se dice il tempo de Numa, il tempo de Romolo, che si è mai detto il tempo della fava brusca. I tempi sono dati dalla successione degli re e dalla durata degli regni, no? Mi faceva ridere a me mio nonno Numa, col calendario. Però voi mette, al tempo de tu nonno era tutto più bello. Era tutto più facile. Ma non c'era lo schifo de oggi. Grazie. Te credo. Quando a Roma eravamo quattro gatti e dormivamo con le porte aperte, non c'erano canaglie o farabutti, non c'era la paura della morte. Allora sì che c'era per davvero la verità dell'oro.
quando il tempo felice di Saturno ancora continuava sulla terra. Ognuno stava in pace notte e giorno, nessuno mai pensava a fare la guerra. Allora sì che c'era per davvero la verità dell'oro. Le donne alla serena filavano la lana, sedute fra le ancelle al lume delle stelle. Li lupi con l'agnelli sembravano fratelli. Se stava bene a Roma al tempo del Numa. Quando a Roma eravamo quattro gatti e dormivamo con le porte aperte, non eravamo un popolo de matti e ci piaceva starsene da parte. Allora sì che c'era per davvero la verità dell'oro. Non regnava la legge del più forte, da beve e da magna c'era per tutti e dormivamo con le porte aperte perché eravamo solo quattro gatti. Allora sì che c'era per davvero la verità dell'oro. Le donne alla serena filavano la lana, sedute fra le ancelle al lume delle stelle. I lupi con agnelli sembravano fratelli. Se stava bene a Roma al tempo del Numa. Però non vi lasciate prendere la mano dalla nostalgia, eh? La vera età dell'oro non è mai esistita, è stata l'invenzione di un poeta reazionario. Ma intanto, con l'aumento della delinquenza, i tempi dilatati della giustizia impongono un problema. Quale? Quello della custodia dei detenuti in attesa del giudizio. Dice, dove se li mettiamo? Che se li potremmo portare a casa? Alla faccia dico, qui ci vorrebbe un carcere. Dice, che è il carcere? Dico, dicesi carcerem nel circo lo steccato che tiene i cavalli prima della corsa. Dico, beh, famone uno per trattenere i delinquenti. E così ci avremo uno stabilimento a ciclo completo, a due piani, detto carcere tulliano. Al piano di sopra ci metteremo quelli che con un neologismo chiameremo carcerati. E al piano di sotto eseguiremo le sentenze mediante strangolamento artigianale. Fatta a mano. Un bozzo, il tullus da cui Tulliano, comunicando a fiume, consentirà una rapida e inosservata eliminazione delle scorie umane. Oh, manco l'avevamo finito di costruire che ci avevamo schiaffato 30 mezza Roma! Fiore de prato, non piagni amore si sei detenuto. Ho messo tutto in mano all'avvocato. Il giudice che è meglio dell'oracolo ha detto non te devi preoccupare. Le prove messe all'atti nel fascicolo non bastano per farte condannare. Amore mio, codice d'amore al primo articolo c'è scritto che
prigione che fu sta prigione. Oh, com'è bello il carcere modello, il bene più prezioso che c'è, la libertà. Ma quello che l'ha detto c'aveva da magnare. Qui dentro se magna che altro voglie più, te portano all'aria per fatte passo e giù, te fanno la chiama per vedere se sei tu, fin tanto che dura che altro vuoi del più. Voi che saltate il pasto senza sapendo annà, voi che accattate l'obolo girando in qua e in là, trovatevi in protesto, fatevi carcerà! Giudice che è meglio dell'oracolo, amore mio t'aspetto, ha detto sempre. Non te devi preoccupare, le prove messe a latti nel fascicolo, non te devi preoccupare, bastano per farte condannare, sicura che me stanze qui e poi te lassero nel castro, amore mio t'aspetto sempre, non te renda, io sto sempre qui. Ristretti. Te danno da pranzo, te danno da cena, seppure la chiamano casa di pena. E quando de notte te scendi sul letto, sia pure coatto, sia pure ristretto, t'addormi beato per via che hai magnato, t'addormi beato per via che hai magnato. E allora nel sogno devi andare a pensare che solo in catene tu sei libertà. Qui dentro se magna che altro voglio più, te portano all'aria per fare passo in giù. Marzio! Anco Marzio! Hai detto che non avresti mai preso le armi per primo, ma intanto l'esercito romano ha passato ponte e ha occupato Ergianicolo! In missione di pace. Poi che non si sa, Ergianicolo è terra di nessuno. Come di nessuno? Ergianicolo è terra mia, è sacro alla mia persona e tu non puoi trasformarlo in una base militare. Ma non eri tu che dicevi sempre attenda alle Etruschi? Attenda alle Etruschi. Mo perché la cosa ti tocca personalmente non dobbiamo stare più attenti? Ma lo sai che i soldati per alzare le palizzate tutti intorno stanno a segare i boschi secolari? E mentre gli alberi cascano, i satiri, le ninfe vengono sfrattati dai sacri recessi. E meno male, se no gli era diventato tutto un frega frega. Che? Un frega frega, che una povera ragazza non poteva uscire di casa la sera per andare a fare la spesa, che zombava fuori un satiro da una fratta che ma fa parlava. Gli faceva il servizio, gli faceva. Poi gli diceva, scusami tanto, mi sono sbagliato, mi credevo che eri una ninfa. E tu per sta ragazza che non si sa chi è distruggi il patrimonio boschivo? E all'integrità del territorio non ci pensi? Non ti fai carico della tutela dell'ambiente? Ma che stai a dire? Come che sto a dire? Te ne accorgerai, anzi, ve ne accorgerete. Hai inteso le trombe di guerra? Ben, ce lo sapevo, queste sono le trombe degli Etruschi, no? No, no, sono i latini e hanno preso le armi per primi. E allora io, ridotto all'obbedienza politorio, tellene e ficana, e ristabilito l'ordine alle frontiere, deposi le armi per secondo. Ma questa rimaneva la frontiera sempre più esposta, il ponte di legno, verso gli Etruschi. Dicono che l'ho costruito io, ma mica è vero, io ho costruito Ostia, alla foce del fiume, dal latino ostium, che vuol dire foce, e il ponte esisteva da prima e collegava l'Etruria con la Magna Grecia. Non è vero che Roma nasce da Romolo, Roma nasce per via di sto ponte, come punto di incontro e di scontro. E resterà famoso lo scontro di Orazio Coclite, che da solo, in mezzo al ponte, fermò l'esercito etrusco di Porsenna, essendo peraltro Coclite, che significa da un occhio solo. Che era un ciclope? No, no, era proprio ciecato.
e da solo fermò un esercito? E beh? E c'aveva un occhio solo? Ma perché, non ci credi? A me domando che avrebbe fatto se ce l'avesse avuti tutte e due. Mo se mettiamo a revisionare pure Orazio Coclite? No, no, per carità. Però mi domando pure chi ci crederà mai a tutte ste pregnacce. Tutti! Perché la leggenda romana è costruita su uno schema prestabilito. Dal fratricidio rituale al caput mundi, tutto quello che succede viene adattato ai fini di uno svolgimento trionfale. E quello che non ci rientra viene eliminato. L'importante è che la gente abbia un disegno chiaro. Ma sarebbe meglio che ci avesse un disegno vero? No, meglio chiaro. Anche se non vero? Vero non frega. Non frega? E allora mi sa che io sto fora da tutto sto svolgimento trionfale che dichi tu. E prima che me eliminano l'altri, me ci metto da per me. Chi è? Io non rientro. Anche perché sento che sto per fare una fine che non sarà mai chiara. Vero? Lo so! E là dal ponte c'è star Gianicolo dove son nato tant'anni fa. Dove sei nato tant'anni fa? In una casa in fondo al vicolo dove ho passato la meglio età. Dove hai passato la meglio età? Sotto a sto ponte c'è stava il Tevere dove sguazzavo tant'anni fa. Mo è tutto secco, c'è fango e polvere, ma è il biondo Tevere, chi sa indostà. Dove sguazzavo tant'anni fa, quando tramonta il sole col caretto, chiamo sempre ma dall'altra sponda, e quanto me ce metto, non c'è sta un cane mai che mi risponda. Che non torni da suo Argianicolo dove tu amato tant'anni fa. Dove tu amato tant'anni fa. Non c'è più casa, non c'è più ervicolo, tu sei sparita, che torno a fa? Io sono sparita, che torni a fa? Tu sei sparita, che torno a fa? Avete visto il re? È andato di là! Ma no, di là! Io però è un pezzo che non lo vedo! Avete provato a casa? A casa? Io non so neanche dove abita! Sta al comincio della via Sacra! A Porta Mugonia, sul Palatino! E ci sono stato, ma non c'è nessuno! Ma avete chiesto alla moglie? Quale moglie? Beh, in genere uno c'ha moglie, no? Ma perché lui non ce l'ha? Davvero? Ma c'ha moglie Anco Marzio! Della moglie di Anco Marzio non si sa niente, come di quella di Tullo Ostiglio. Ci avete mai pensato? I sette re di Roma li conoscono tutti, ma chi erano le sette regine? Chi erano le donne a Roma? Casta fuit, l'anam fecit, domum servavit. L'uomo comanda perché re, io gli vado a fa' la spesa, so la regina della casa e c'ho la serva sotto me. L'uomo comanda perché re, fa la serva alla regina, in soffidenza la padrona, ma tutte e due di mare. L'uomo comanda perché re, la donna nobile romana, va dalla casa e fa la lana, e se mi casa come me, ma faccio piagne pure il re. Consola, e allora via vicino a me, piagne pure re,
che non potrebbe va senza te. E a quel tempo, mosso da ambizione e da speranza d'onori, venne a Roma un certo Lucumone di Tarquinia, figlio di un demarato di Corinto. Guarda, Lucumone, guarda! Quella è Roma! È tutta là. Io chissà che mi credevo. Ma la vuoi mettere con Cerveteri? Roma sarà grande quando Cerveteri sarà ridotta in uno sterminato cimitero. Lo sai che è il bello d'estate a sentire? Che fai sempre predizioni allegri. Ma se lo dice lei c'è da crederle. È Tanaquila, moglie di Lucumone, esperta di incantesimi e di magie. Ma che è successo? Un prodigio! Un segno degli dèi! Vabbè, ma che vuol dire? Che sarai re di Roma! Io? Ma come può essere sì so forastiero? E perché Numa che era? Vabbè, ma io con sto nome che c'ho, Lucumone! E te lo cambi! Anzi, te lo cambi subito! Così appena arrivi a Roma ti presenti con nome romano! Da oggi per tutti e per la storia sarai Tarquinio Prisco! E perché Tarquinio? E perché vieni da Tarquinia? E perché Prisco? Perché sarai il primo. Il Prisco. Il più vecchio. E forse dopo di te verranno altri Tarquini. Tutti Tarquinietti. Non lo invidiate, sulla testa di Tarquinio dove si è posata l'aquila, più tardi calerà la scure omicida. Ma questi sono gli incerti del potere. Che c'hai? M'è schioppato un mar da destra. Non è niente, è il presagio. Sta allegro, Tarquinio mio, Roma è tua, ti aspetta. Che mar da destra che c'ho. Tarquinio a Roma si butta in politica e, mostrandosi ossequioso alla tradizione romana e agli dei della città, conquista il cuore della plebe. Insomma, Tito Livio lascia intendere che alla fine l'Etrusco salirà al trono solo con il consenso di Roma. Ma non lasciatevi ingannare dalle firme illustri. Tito Livio è bugiardo, il fatto è mistificato. Si fa anche oggi. Lucumone, che in Etruria non è un nome ma un titolo e significa re, viene a Roma alla testa di un esercito. L'aquila, simbolo della vittoria militare, lo incorona. E Ancomarzio, di cui nessuno sa che fine ha fatto, è morto lassù sul Gianicolo in una battaglia ignota, tentando inutilmente di fermare la valanga etrusca che s'abbatteva su Roma. E inizia così il regno di Tarquinio Prisco. Quando a Roma sono arrivato non vi dico che ho trovato una cosa che a vederla de cascavano le braccia, per le strade s'affondava fra la fanga e la mollaccia, fra casupole e baracche pascolavano le vacche, tra quintali di bonnezza s'aggirava gente zozza, una cosa da non disse ma nessuno che passasse con la scopa la ramazza, non restava che addurasse solo il naso dalla puzza. Mi dicevo tra me stesso, ma che cavolo è successo? Roma è data da un'idea, da un destino suo civile. Che direbbe il padre Dea se vedesse sto porcile? Mi chiedevo assai perpresso, questa è Roma? Questa è il cesso. E così fra Erlusco e Erbrusco, pur essendo nato etrusco, con fermezza e decisione affrontai la situazione. Dall'Etruria convocati, tutti a Roma precettati, architetti ed ingegneri, gente assai di qualità. Falegnami e carpentieri, serciaroli e giardinieri, urbanisti e bonnezzari, l'ho portati tutti qua.
marmorari e dipintori, tappezzieri e stuccatori, in un bel che non si dica han cambiato la città. Tornasse Romolo, resterebbe a guardare. Marmorari e dipintori, tappezzieri e stuccatori, in un men che non si dica han cambiato la città. E per farla più pulita l'hanno pure rifornita d'una chiavica o cloaca che finisce proprio qua, che fu massima chiamata sta cloaca insuperata e che ancora viene usata perché meglio non ci fa. Tornasse Romolo, resterebbe a guardare. Ma c'è pure chi se l'aglia, dice sì va bella foglia, Roma ormai non è più sporca ma sarà un po' troppo etrusca. Dice sì vabbè è pulita per immagine tradita, hai capito, sì che gente gli piasse l'accidente, preferiva la bicocca, gli piaceva la baracca, preferiva la bondezza, perché Roma è solo Roma quando ancora dalla puzza, perché Roma per i romani, pure quelli de domani, Roma è Roma quando è zozza. Siamo zozzi, dice lui. Non lo sa che sporcamo per sfregio. In segno de protesta contro l'etrusco invasore, avemo assunto l'ideologia della monnezza. Siamo i figli di Anco Marzi. Anonimi. La storia non ha tramandato i nostri nomi. Ma non sottovalutate gli anonimi. Hanno sempre avuto un ruolo di primo piano nella vita degli uomini illustri. Attento a te, Tarquinio! Oh, ho costruito mezza Roma, ho fatto la guerra ai Sabini, ai Prischi Latini, ai Sabini de Collazia e sempre costo mar de destra. So i postumi del presagio. Ma non sarà l'aria de Roma, è venuto tutto un cerchio torna la capoccia. E beh, ma la corona reale che è? Che? È un cerchio intorno alla capoccia. Ah. Ah. Bevi, bevi. Oh, Crisia, dammi da bere. Dacce da bevo, Crisia. Alla faccia delle donne romane che sembriacano di nascosto. Fregete, Dana, qui. Che garga rosso. So etrusca, so corotta. E perché io no? E bevi, qui affogamo nella corruzione. Ma non stare mai esagera con tutta sta corruzione. No, perché i romani dicono che gli famo schifo, però vorrebbero essere come noi. Ma non sono ancora civili abbastanza per essere corrotti. Per cui, finché ci invidiano, li tenemo sotto. Bevete, bevete. Annassa per traverso. Ero la moglie del re latino De Cornicolo. M'hanno fatta schiava e deportata a Roma. Gli schiavi sono come le bestie. Certe bestie in cattività non prolificano. Io sì. Ho fatto un pupo che mo' in giovanotto. E per ricordare la condizione de nascita l'ho chiamato Servio. Servio Tullio. Com'è successo? Na notte, mentre una serva attizzava il fuoco con la ventola, dalle fiamme sortito fuori Priapos, che letteralmente significa la cosa che sporge, che sta davanti. Non so se ho reso. Capirai, la serva, che non era pratica, cacciò un urlo e scappa via, mentre la cosa comincia a svolazzare sul soffitto, a dare capocciate alle pareti, come un pipistrello ciecato dalla luce. Allora smorse il fuoco e apro la finestra, così dico, vola via. E difatti la cosa sparisce e io rifiato. Ma quando me spoglio panna a dormì, esce da sotto al letto e mezzo un pa' addosso.
Così è nato Servio Tullio. Dice sì, vabbè, ma chi ce crede, a chi lo vuoi da intende? Io, a nessuno. Ma così lo racconta Plinio il Vecchio, naturalista e scienziato. Io non racconto niente. Una donna è più seria e d'ste cose non ne parla. Ve diventasse veleno! Non vi allarmate, Ocrisia non ha avvelenato il vino. Io via sempre così, ma mica solo a loro, a tutti. Dopo magnato, dopo mezzogiorno, ipnos, il sonno, figlio della notte, come un falco che gira turno turno, cala su Roma come a mezzanotte. S'azzittano il grillo e la cicala, e mentre il sonno cala, s'addorme l'uomo dove si ritrova, che manco ci si crede, in piedi oppure a sede addosso al muro, alla luce, allo scuro, perfino all'ombra d'una donna bella, allora si fa quella che a Roma noi chiamiamo pennichella. Ma che bei sogni se fanno del giorno, con tanta gente che dorme qui intorno. E mentre sogni vai via con la nuvola, che te se porta in un mondo de favola, che non sta qua. Che bei sogni se fanno a quest'ora, nell'incantesimo della controra. E intanto mentre sogni te pare in cielo di volà, poi quando te risvegli stai in altra porta qua. Così passa un'oretta sana sana, e intanto tutta Roma s'azzitta, poi se ferma e se sprofonna, non se muove una frunna, e l'uomo resta giù che pare morto, se ne va via sull'onna e naviga in un sonno duro e corto. E via che allora bella che a Roma ognuno fa la pennichella. Ma che bei sogni se fanno di giorno, con tanta gente che dorme qui intorno. E mentre sogni vai via con una nuvola, che te se porta in un mondo di favola, che non sta qua. Che bei sogni se vanno a quest'ora, nell'incantesimo della controra. E intanto mentre sogni te pare in cielo di volare, poi quando ti risvegli stai un'altra volta qua. Che bei sogni se vanno di giorno, tanta gente che dorme qui intorno. E mentre sogni vai via con una nuvola, i sogni se fanno a quest'ora, nell'incantesimo della controra. E intanto mentre sogni
quando te risvegli stai un'altra volta. Lasciamo a pennica, è tanto bello sognare. Lasciamo a pennica, è tanto bello sognare. Lasciamo a pennica, è tanto bello sognare. Ehi, c'è uno che sta da fuoco, Gagliardo. Ma è Servio Tullio. È Servio Tullio? D'altra parte, fin dalla nascita il giovanotto prometteva: questo è un segno degli dèi. A ridaglie costi segni, tara qui. Teniamocelo buono, Tarquinio mio. Maritiamolo subito alla figlia nostra. E va bene, maritiamolo subito alla figlia nostra. Basta che me passa sto marco. Tarquinio Prisco, l'Etrusco, Tarquinio Prisco, dà in moglie sua figlia a uno schiavo figlio di una schiava. E prepara la successione di Servio Tullio. Così avremo uno schiavo sul trono di Roma. Schiavi e stranieri dovranno dominarci per i tempi a venire? No, se agiremo subito. Eccolo, il mal di testa. Dammela! È mia la pecora, è mia la pecora! Parlate ora la volta. Rimettiamoci al giudizio del re. Sì, ma non strillate che me schioppa il cervello. Come lo sai? Come lo so, c'ho un dolore per lungo da qui fino a qua. Dove? Da qui fino a qua, poi ritorna qui e qualche volta ritorna pure qua. Ma che sarà? Sarà questo! Ah! Niente, non è successo niente! Accettata, nonostante gli abbia diviso la capoccia in due, non ha leso organi vitali. Dategli tempo 2 giorni e ci ritorna un fiore. E comincia così la penosa commedia di Tanaquila, che tenne in vita un cadavere e comunicò al Senato che per volontà del re e per il periodo della sua convalescenza tutti dovevano obbedire a suo genero Servio Tullio. Sì. Ma se a me non mi veniva stideuccia era la fine. Era l'anarchia, la guerra civile. E la congiura fallita, come tutte le congiure della storia quando falliscono, finì per anticipare il fatto stesso che si riprometteva di impedire. Servio Tullio, di cui il Senato lodò molto la prudenza con la quale aveva aiutato il passaggio senza scosse da un regno all'altro, fu invitato a regnare in titolo come virtualmente regnava da tempo. Già, ma per me qual è stato il ringraziamento della patria? Hanno detto che stavo d'accordo coi figli d'Anco Marzio per ammazzare Tarquinio, che ero l'amante di Servio Tullio. Dice tant'è la donna che può essere. Che io volevo bene a mio marito, non l'ha detto mai nessuno. Dice vabbè, ma questi sono particolari. Alla storia non gliene frega niente. No, questa è la riconoscenza dei romani. Sono Servio Tullio, sesto re di Roma, il primo in qualche modo ereditario. In qualche modo. Per via che Tarquinio Prisco era mio suocero. Sono stato eletto solo dal Senato, sono stato eletto. E il popolo non ne sa niente. Nessuno gli ha mai chiesto niente, È arrivato il momento di ridare voce al popolo, che da troppo tempo non parla più. Sì, ma non ti esporre troppo. No, perché il pubblico si affeziona e poi magari ci rimane male. Hai visto mai uno dice, ma che simpatico sto Servio Tullio? E poi magari si viene a scoprire che non eri te. Non ero io chi? Ma fatte il conto, 7 rei sono troppo pochi per 244 anni di storia. E allora? E allora viene il sospetto che qualcuno si sia perso per strada. Qualcun altro sia stato saltato dagli storici perché gli era antipatico. O qualcun altro come te, che uno si crede che era quello e invece era un altro. Ah, io ero un altro, vero? Sai, con sti racconti antichi c'è sempre il rischio di incorrere in qualche dispiacere. Beh, insomma, io chi ero? Tu eri il condottiero etrusco Mastarna che venne a Roma al tempo di Tarquinio Prisco. E Servio Tullio chi era? Ma come gli era? Eri te. Ma io non ero Mastarna. Pare che l'etrusco Mastarna regnò a Roma con il nome latino di Servio Tullio.
Allora io sono tutte e due, sì, l'uno e l'altro. Ma come può essere uno e l'altro? Oppure ma... o l'uno o l'altro. Ma che l'uno o l'uno? Ma insomma, che... scegli te chi te pare, ma che te frega? Ma come che me frega? Qui mi schioppa una crisi di identità, mi schioppa. Per... Vede, vede, signore, il dramma è tutto qui, signore. Nella coscienza che ciascuno di noi ha di essere uno. Ma non è vero, signore? Oh, non è vero, signore. E tante, signore, tante. Secondo tutte le possibilità di essere che sono in noi. Uno con questo, uno con quello. Oh, diversissime, signore. Eravamo riusciti a evitare Pirandello per tutta la stagione. È bastato un appiglio e l'attore ci si è buttato dentro con tutte le scarpe. Oh. E io mi sono impicciato. D'altro canto, 7 re saranno pochi per la storia, ma so troppi per un attore solo. E poi bastassero i re e i fiumi e i fauni e mettete le scarpe, levate le scarpe, mettete la parrucca, levate la parrucca, rimettete la barba, levate la... Oh! Ma che m'avete vinto alla riffa a me qua? L'attore è megalomane e bugiardo. Ah sì? Allora da domani sera io faccio Giano e tu fai tutti gli altri. Così io mi riposo, va bene? Guarda che te vi ho in parola! Beh, magari meglio, da no. Abbiamo precisi impegni di natura contrattuale. No, no, io rientro nel personaggio. Rientro di nuovo in Servio Tullio. Ecco, io sono, ora sono Servio Tullio. Come Servio Tullio io ho due figlie, tutte e due Tullia de nome, Tullia buona e Tullia cattiva. Beh, poi cattiva, insomma, è vivace. Si sposano i figli di Tarquinio Prisco, Arrunte e Tarquinio. Arrunte è buono e Tarquinio è superbo, ma più che superbo è proprio cattivo. Come è fatale, Tullia buona sposa Tarquinio cattivo e Tullia cattiva sposa Arrunte buono. Dopo un po', come te sbagli, Tullia cattiva, che non è proprio cattiva ma è vivace, ammazza il marito, Arrunte buono. E Tarquinio il superbo, che invece è proprio cattivo, ammazza la moglie Tullia buona. Regolarizzata così la situazione, si sposano. Che bella famiglia, eh? Poi dice perché? Poi dice perché io, Servio Tullio, sono venuto ad abitare qui. Qui, alle nere esquilie, come le chiama Orazio. Qui, proprio all'esquilino. Proprio sopra il brancaccio, fra l'assassino e le mignotte. Beh, è il minimo. Ai, oddio, sono tutto rotto. Stavo a sede sul trono quando è arrivato Tarquinio il superbo, che mi fa, dice: che stai a fatte seduto su sto trono? Te che sei uno schiavo, figlio di una schiava. Mi ha detto: ma tu non lo sai che regni solo per gli intrighi di una strega? Dica, oh, faccio io, parla con rispetto. Tanaquila era tua madre. Dice: ah sì, fa lui. E la sua complicità nell'assassinio di mio padre, come la mettiamo? Dico, ma quelle, oh, ma quelle sono le luci e le ombre della storia. Dice: ah sì, fa lui. Parli tu di ombre, tu che
ha elevato la terra ai ricchi per darla lì per senti. Dico, ma io ho introdotto un principio di giustizia. Dico, io ho promulgato la Costituzione che prima di me non ci aveva mai pensato nessuno. Dice, ah sì, fa lui, è giustizia secondo te, fa pagare le tasse solo ai ricchi. Dico, è giustizia sì, no, fa lui, è giustizia no, perché se tu rendi de pubblico dominio la ricchezza di chi ce l'ha, susciti l'invidia di chi non ce l'ha e così attizzi la sovversione e l'odio di classe. Così mi ha detto, poi mi ha detto, tu non sei un re, sei un demagogo, sei una ruffapopoli, scendi da sto trono. Mi ha preso per un braccio e mi ha scaraventato giù per le scale e adesso sto a morire. No, grazie, gliela faccio da solo. Ure, more in piedi. Il re si cammina! Cade! Ah, no, no, si rialza! Prosegue! Vacilla! Ecco! Una carrozza esce da Portone! È Tullia Cattiva, la figlia del re che guida, coi capelli al vento! Va incontro al padre! Il re va incontro alla figlia, le fa cenno! Ma che fa Tullia? Frusti i cavalli, accelera! Ma così gli va addosso! Il re salta di lato, cerca di evitare! No! L'ho messo sotto! Mi ha scrocchiato l'ossa! In memoria di questo atroce avvenimento, la via del foro che dall'Esquilino scende verso il tempio di Diana fu chiamata Via Scellerata. Il trono gronda lacrime e sangue. Se Roma nacque con il favore degli dei, c'è da chiedersi che altro sarebbe successo se le fossero stati sfavorevoli. Ma all'orizzonte cupi bagliori annunciano ormai il tramonto della monarchia. Ascende al trono l'ultimo dei Tarquini, Tarquinio il Superbo. A chi me cua? A chi me cua? Sopronato, lo sai chi so, sai. Da paro poco io che so Tarquinio alla ra ma tutta ra bene di corto e resso solo io e che bordi essere nessuno è più. È con permesso? Che devi fa? Dovrei ascendere al trono. Sono Tarquinio il Superbo, ma nonostante ciò ti ho chiesto il compermesso. Poi dicono che sono superbo. Prego! Grazie. Ecco, lo vedi? Lo vedi? Ma non lo vedi? Ti ho detto grazie. So pure educato. A volte il luogo comune. Come il luogo comune della storia secondo cui Roma, essendo nata da Romolo, è una città pecorara, da bacchiari, da caciottari, una città greve, senza spirito e senza finezza. Ma chi l'ha detto? Roma è una città odissea, come tutte le altre città etrusche fondate da Enea. Enea che se portava al seguito una ragazza troiana che, vedi caso, si chiamava Rome.
con l'H in mezzo fra la R e la O. Rione. Dimmi se quello è un posto, panna mette un H. Ma tant'è. Sono luoghi comuni. Come l'altro luogo comune secondo cui io resterò famoso nella storia come il tiranno. Ma perché tiranno? Vabbè, governo senza voto de popolo, perché io er popolo nulo so porto. Vabbè, io l'opposizione non la tollerò. E allora che fo? Ammazzo tutti i senatori dell'opposizione. Vabbè, tratto Roma come mio possedimento personale. Vabbè, non sono il primo e non sarò manco l'ultimo. Vabbè, faccio quello che mi pare a me. Vabbè, Roma sta diventando un bagno di sangue. Vabbè. Ma perché tiranno? Questo non lo capisco. Sì, dategli il giubbio che tanto applausi. Sì. Che magnato. I luoghi comuni. Mi sento osservato, eh? Beh, vabbè, dice, sei superbioso, allora te credi che tutti te tengano l'occhio addosso. Sarà per questo. No, quello mi sta proprio a guardare, me fissa, ma che vuoi, eh? Sei brutto forte, c'hai tutti gli occhi gialli, quello è il fegato, eh? Ma io te conosco a te, tu sei il mostro sacro, quello che infestava Delfo, tu sei il serpente Pidone, quello che è stato ammazzato da Apollo con la freccia a significare la vittoria del bene sul male. Che stai a fare, Roma? T'avvicina che chiama aiuto, eh? Aiuto! Ha sentito? Ma che fai? Me strangoli? Me strangola, me stritola, me strozza, aiuto! Ma che mi ha preso per la Conte? Aiuto! Aiuto, figli! Papà, figli! Oh, papà, ma che fai per terra? Perché ti strozzi da solo? Figli! Figli! Sono stato assalito, sono stato aggredito da Arpitone, in dovello? Ma chi? Arpitone, in dovello? In dove? Lo stava qui, l'ho visto io, si perde tutto. Ah, ho capito. Apollo mi ha mandato un messaggio che non ho capito. Figli, oh figli, andate subito a Delfo a interrogare l'oracolo, perché sento che il tempo dei re sta per volgere a una rapida conclusione. A volte quel... C'è Pio? A volte quello che perdura per secoli può essere polverizzato nell'arco d'una notte. Ma a me sai quanto me ne frega. Io sono ricorrente, io ritorno, e io ritorno perché io piaccio, e io piaccio perché io so io. Nessuno è più de me. Giovanotti, pensiamo subito alla successione. Papà sta dai numeri, è arrivato! Oh, è arrivata la monarchia! Certo che a Roma, tiraria brutta assai! Forse è proprio il caso che andiamo a interrogare la Pizia. A Delfo! Sì, dice che quando è invasata dal dio si fa prendere dalle convulsioni, si butta per terra, si contorce tutta, perché è pitonessa in conseguenza d'Apollo, che è pizio per via del pitone. Tu gli fai la domanda! E quella ti risponde col vocione basso di Apollo che gli parla di dentro, solo però che non si capisce niente. Ma allora che ci andiamo a fare? Andiamo a sentire, e poi il responso va interpretato. Ma che ve credete, che andiamo un viaggio di piacere? No, ma allora io non vengo, resto a Roma. E perché? Ho da fare. Beh, se capisce, deve correre appresso a Lucrezia. Attento, Sesto Tarquinio, che con Lucrezia c'è sbatti il grugno. No, non date retta, non date retta. Ste romane ci hanno tutte la puzza sotto al naso, ma qua andar dunque, so tale e quale alle etrusche. Andate, andate, che quando tornate vi racconto. Andate? E andate su. Ma andiamo da soli?
No, portatevi appresso Bruto. Un imbecille. E beh, vedere Allegri durante il viaggio. Bruto in latino significa imbecille. E Lucio Giunio Bruto deve la sua vita al fatto di essere imbecille. Tarquinio il Superbo gli ha sterminato la famiglia. Ha risparmiato solo lui perché è lo scemo del villaggio. Ma eccolo che arriva. A Roma dove tutti sanno tutto, to. E ognuno te sa dà la spiegazione, ne. De quello che sta dietro e che sta sotto, to. E sa come risolve la questione, ne. Io solamente non capisco niente, niente. E tra intelligentissime persone, ne, io solo so cretino, so demente. Anzi, lo sai che so. Io so coglione, ne. Tra cervelli che schizzano scintille, le, io so soltanto l'unico imbecille. Son decille, che gusto me dà, non ve dico la felicità, che nessuno me può criticar, si fa i conti me posso sbagliar. Son decille, che gusto me dà, passo il dazio e non devo pagar, quando gioco me fanno barà, che il cervello me ruzzica in libertà. Qui dove quando che succede un fatto, to. È sempre pronta già la spiegazione, ne, ne. E ognuno ha già capito perché tri, to, to. E sa come risolve la questione. Beato io che fra tutta sta gente, tra teste fine, geni e furbacchio, beato io che non capisco niente, niente. Non sto più dalla gioia nei garzò. Voi lo sapete, no, come si dice, uno meno capisce e più è felice. Son vigile, che gusto me dà, non ve dico la felicità, che nessuno me può criticar, si fa i conti me posso sbagliare. Son vigile, che gusto me dà, però adesso io me ne devo andare, vado a tempo. Sesto Tarquinio mi ronza sotto la finestra perché vorrebbe infilasse dentro al letto mio. Pensate attraverso quali vicoli zozzi passa tante volte la strada della storia. Sono Lucrezia, romana di Collazia, difatti mi marito è collatino. Adesso non c'è e Sesto Tarquinio si fa avanti perché l'uomo è vigliacco per principio. Sono il primo personaggio femminile preso sul serio dalla storia. Bruto e Lucrezia. Uno scemo e una donna. Le minoranze si fanno alla ribalta. E io sarò la madre della patria. Adesso a Sesto Tarquinio gli potrei pure dire quello che penso di lui. Ma siccome la storia di Roma è una galleria di statue, e io nei secoli sarò raffigurata con la daga in mano rivolta contro me stessa, non vorrei darvi un'immagine contraddittoria.
Aspettiamo. Aspettiamo il ritorno di Bruto. Aspetta, che vergogna, ma state sempre a cuore, state. Ammazza, ce ne abbiamo messo di tempo, per ritornare da Delfo. Che ha detto la pizia oracolo, va, ricordate? No, non famo che siamo scordati, la pizia ha detto: avrà il potere, chi di voi arriverà per primo a Roma a baciare la madre. No, allora, no, guarda, no, veramente, allora dobbiamo essere corretti e leali, Gagliardo, mi è venuta un'idea. Famo come a Olimpiadi, mo disegno una striscia qui per terra, se mettiamo tutti e tre alle prati e via scattiamo tutti insieme. Ma per andare dove? Fanno bacio a mamma. Ma tu ce l'hai mamma? Io no, io sono orfanello. E allora dove vai? Che ne so, dove vado? Lo vedi che sei imbecille? Allora che devo fa? Niente, dici via, partivano due soli. Che mamma ce l'avevo. Vabbè, pronti? Uno, due. Fino a quanto arriviamo a contà? Arriviamo fino a tre, dai, allora, pronti? Allora, pronti? Pronti? Uno, due. Ma perché staria sempre fino a tre quanto? Secondo se potrebbe arrivare fino a otto, fino a nove, non ci avete pensato mai, poi dice che imbecille so io. Dai, ricominciamo, pronti? 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 Siete pronti? Uno, due. Ma perché fanno a baciare la madre? Uno non deve essere per forza orfanello, questo non ho capito mai. Ci avete pensato mai? Vabbè, ho capito, pronti? Ah, pronti? Allora, pronti? Via! Quando vai? Non vedi che, imbecilli, mica lo sanno che pure gli orfani c'hanno la madre. Ed io l'ho baciata per primo. La terra. La latina Tellus, la greca Gea, la sabina Feronia, che secondo quanto si apprende dagli inni omerici, è la madre di tutti. Io ho interpretato correttamente l'oracolo ed io avrò il potere a Roma. Lucrezia, ma che ti hanno fatto? Sesto Tarquinio è entrato dentro casa mia. Va a chiamarmi marito. Invece di fa la guerra ai rutoli d'Ardea, se ne potrebbe sta a casa sua, guarda la moglie. E chiama pure mio padre, Spurio Lucrezio. Perché stanotte, mentre dormivo, ho perso l'onore. Un'altra volta? Come un'altra volta? No, Lucrezio, io... Lucrezio, che stavo a ripensare a tutta la storia nostra, a Rea Silvia, alle Sabine, e stavo pure a pensare che con tutte ste violenze a Roma non se ne può più. Lucrezia! Comodino! Sposo mio! Papà! Ammazza, a Roma le notizie corrono come il vento, eh? Sesto Tarquinio lo va raccontando per tutte le osterie. Ma è vero. Solo il mio corpo è colpevole. La mia anima è innocente. Tu non hai colpa, figlia mia. L'animo innocente non può essere punito. Perché dove non c'è colpa, non c'è punizione. Ah, vabbè, allora quando è così andiamo tutti a cena. No, io mi assolvo dalla colpa, ma non mi sottraggo al castigo. Dite alle donne romane che nessuna vivrà impudica se seguirà il mio esempio. Romani, giuriamo su questo sangue purissimo. Quello non è purissimo, quello è il tuo. Esce dalla capoccia. Venite là presto e svegliamo i romani. Popolo di Roma, popolo di Roma, scendi dal letto. Accenni i tizzoni, stanotte non si dorme. Tarquinio, a risparmiamme la vita,
l'hai fatta in pizzo al cornicione! Che stai strillando? Ma che è? Chi è che strilla? È Bruto! Ma che è successo? A Bruto, va a dormire! Ma che c'ha in braccio? Lucrezia! È morta! È morta! Sì, Romani, Lucrezia è morta. E voi adesso state a piangere sul cadavere di una donna che si è ammazzata per non vivere impudica, quando invece dovreste piangere su voi stessi. L'impudichi siete voi, la vergogna è solo vostra. Voi! Che eravate liberi, come i cavalli bradi dell'Aventino, conduttori di greggi transumanti, cacciatori de lupi, de zanzare, e siete trasformati in muratori per erigere templi espiatori dei rimorsi dei re, in scavatori de chiaviche maestre, e nell'illusione de sta sempre meglio, e siete fatti schiavi! Da soli! Oh, ma Bruto non era stronzo! E... Ebbene sì, Bruto in latino può avere anche questa accezione, ma nei secoli non significherà mai schiavo! Stronzo sì, ma ribelle. E lo schiavo che non si ribella è peggio del padrone che lo comanda, te ci vorrebbe tanto poco, tu sei tutti. Quello è uno, te basterebbe alza la voce, popolo di Roma, e strilla insieme a me sopra il sangue sparso di Lucrezia. Via i Tarquini e viva la Repubblica! Via i Tarquini e viva la Repubblica! Ma che è la Repubblica? I Tarquini sono scappati da Roma! E viva la Repubblica! Mi è bastato sentì la voce! Sono passati 244 anni da quando Romolo tracciò il solco. Con Tarquinio il Superbo finisce il tempo dei re. Un tempo in cui i confini fra terra e cielo non erano ancora ben definiti. Il meraviglioso rientrava nelle vicende umane e i prodigi facevano parte dell'ordine naturale delle cose. Ora con la Repubblica si entra nella storia e gli uomini, nella fattispecie il popolo, diventano protagonisti. Che ridi, eh? No, niente. Ora con la Repubblica si entra nella storia dell'uomo. Ci arrivai? No, scusa. È che io so quello che viene dopo. Vabbè, ma io ancora non lo so, per cui... Ma che vuoi, eh? Vuoi sapere quello che viene dopo i sette re? No, non lo voglio sapere. È importante, credi a me! Se ho capito poi che viene, meglio allora non sapere. Voi vorressimo sapere quel che accade dopo i re? Non lo volemo sapere! Non ce volemo pensare! Fate male a non voler! Se potessimo sapere, ve potreste regolare circa quello che verrà! Non lo volemo sapere, non volemo pensare tutto quel che verrà, quel che sarà. Perché soltanto il passato deve essere saputo, deve essere ricordato per non sbagliare. Ecco che torna il sole col caretto, si sette re sarà portati via. Adesso regna il popolo e è l'unico sovrano che ci sia. Finisce qui la favola di Roma, però non ci chiedete la morale, non importa se è storia, leggenda o fantasia, se è borgo de provincia o capitale, o solamente Roma, purché sia.